dalle audiocassette agli MP3, dalla macchina da scrivere al PC. Con il tempo tutto cambia, anche la ferramenta, grazie a Torricella. Antinfortunistica, giardinaggio, pittura e idraulica, oltre 30 categorie merceologiche. Torricella, passione, qualità e esperienza, servizio just in time per la tua azienda. Torricella, la tua nuova ferramenta a 360 gradi, ti aspetta nello showroom di San Salvo, zona commerciale via Sandro Pertini. Torricella, la ferramenta cambia veste. Mariangela Roberti di Lentella, detta del collega Antonino Dolce, è un'artista. In effetti ha dipinto questi quadri che adesso vediamo in sovrimpressione. Ma c'ha ragione Antonino, sei un artista o no? No, artista è un parolone. È un autodidatta. Sono autodidatta, così lo faccio per passione. Per passione. Che fai per passione in pratica? Vabbè, passo i miei pomeriggi dipingendo. Però a vedere queste immagini ti vengono bene. Ma io sono poco modesta. Ti vengono bene o no sti quadri? Così si dice. Poi mi risulta che le hai vendute tutte nell'ultima festa. Sì, ho avuto un discreto successo. Piacciono, diciamo. Sì, sono piaciuti. Senti, ma secondo chi li dipinge, perché noi mo li vediamo, ma secondo chi li dipinge che rappresentano? Rappresentano un percorso di vita, diciamo un anno della mia vita, l'anno passato, che mi sono buttata alle spalle e la mostra inizia con un autoritratto e si conclude con un viaggio che vorrei fare in futuro. Ecco, parliamo di questo viaggio perché a microfoni spenti la tua amica ci ha sollecitata a chiederti di questo viaggio. Da dove vuoi partire e dove vuoi arrivare? Io vorrei arrivare in Africa. La mia meta è l'Africa, il mio obiettivo è l'Africa e quindi... Ma non è che vuoi andare in Africa perché a Lentella ci sta Antonino, Maria? Questo è possibile per liberarmi di Antonino, questo è l'altro. Vabbè dai, salutiamo Antonino, complimenti per questi quadri. Ciao Antonino. Complimenti per questi quadri, ci vuoi dire altro? No, va bene così, vorrei dire soltanto che l'arte, la bellezza salveranno il mondo. Anche Marisa Giovannelli ha esposto nella mostra di Lentella delle feste patronali, ha esposto questi disegni che vediamo, più che disegni sono schizzi, diciamo, dovuti a cosa? Sono schizzi che rappresentano comunque alcuni scorci del centro storico di Lentella, mi sembrava carino riproporli nella mostra. Insomma, dovuti all'amore che hai per questo borgo, per questo paese. Sì, Lentella è comunque nel cuore, anche se andiamo... Anche se ci abita Antonino Dolce. Anche se ci abita Antonino Dolce. Senti, ma Lentella comunque nel cuore, anche se abiti fuori, dove abiti? No, sono stata fuori all'università ma sono tornata qui, adesso sono stabile a Lentella. Però Lentella dobbiamo dire che insomma... c'è un sacco di artisti, chi dipinge, chi scolpisce, chi disegna. Ci difendiamo bene.